Città delle lacrime, 93%, 37 ore e 44 minuti. Questo gioco, che aveva una longevità sulle 40 ore, stando almeno a quanto avevo letto inizialmente su How Long to Beat, l'avremmo potuto completare in molto meno. Ma ora ci stiamo concentrando sul completismo, cioè completare finendo il gioco. Potevamo farlo forse anche in meno di 30 ore. Però, divertiamoci. Qua siamo al 93% apparentemente. L'ultima volta ho affrontato un paio di boss fight. Ci siamo tolti il fratello perduto. E ho finito l'alveare. Peraltro, ho raccolto anche qualche amuleto mancante. Ora ce ne mancano 3 e mezzo. Per fare i 40 amuleti. Cosa ci rimane da fare? Boss fight. Boss fight a manetta. E una quest. Ma quello ne parliamo magari domani sera, che c'è più tempo. Quindi, premettendo che di boss fight sicuramente ce ne sono delle altre, che però non so dove sono. Possiamo o concentrarci su tipo questa tomba del guerriero, che forse è anche l'ultima che mi manca. Potrebbe essere una buona idea finire le tombe del guerriero. C'è una boss fight lì. E poi abbiamo anche il Colosseo dei Folli. Andiamo alla tomba del guerriero. Basta andare ai magazzini. Domanda, c'è una wiki? Ci sarà sicuramente una wiki. Figurati. Questo gioco qui penso che, oltre che la wiki, abbia tipo i forum, chissà che roba c'è dietro. Infatti non vedo l'ora di finirlo per capire il fandom com'è. Beh, ok, no, sì, mi sono tippato, giusto. Vabbè, allora, raggiungiamo il posto, piazziamo il portale e poi proviamo a sfidarlo. Quindi devo scendere. Intanto. Era chiuso perché c'era il mega portalone, però forse posso passare da qui. Ok. Sto pensando se mi conviene mettere il portale davanti alla boss fight o lasciarlo dov'è per tornare più velocemente. Bastardo che sei. Perché alla fine, finora, le tombe dei guerrieri le abbiamo fatte subito. Non sembrano essere difficilissime. Quindi magari la facciamo al primo colpo. Magari no, e poi devo tornare indietro, non lo so. Magari adesso, tanto la strada è facile. Magari il primo tentativo non sto a mettere il portale. Se vedo che muoio, che è difficile, lo mettiamo e via.
Dai, però che sbatta. Eccolo. Aspetta, figliuolo, cosa ti porta qui? Sei venuto per domare queste terre selvagge in rovina? In molti sono venuti per purificare questi luoghi, ma chiunque resti qui troppo a lungo viene consumato. Sì, anche gli insetti selvaggi che si nascondono sotto di noi. Un tempo erano fieri come te, ma ora non sono altro che dei mostri. Guardati dai sogni di gloria, figliuolo. Vattene e non tornare più. Stare attento perché questi non ti permettono tanto di... Aspetta, qui forse... Sì, riesco a curarmi. Stavo giusto dicendo, non ti permettono di curarti, ma qui sì. Questi sono boss fight particolari perché sono più che altro dei puzzle. Cioè, è tipo un... No, puzzle non è il termine giusto. Però è una modalità diversa, no? Non è tipo come le altre boss fight, devi evitare degli ostacoli principalmente. Non sono molto elusivi, quindi quando hai evitato l'ostacolo riesci a colpirli abbastanza facile. Qui sembra fattibile, dai. Una certa non dovrebbe tipo spammarmene di più. Di solito diventano un po' più tosti dopo un po' di danni che li fai. Ecco, forse questa è la seconda fase. Poi in realtà non serve neanche capire dove colpiscono e evitarle, basta usare lo scatto e ci passa attraverso. E poi fai il fail lo stesso. Okay. Va bene, abbiamo fatto bene a tenere il portale là, così. Torniamo subito. La mia mente si schiarisce. Stavamo dormendo, figliuolo. Ora ricordo, quelle fiere signore erano davvero dei mostri. Ricordo i loro occhi, brillanti e vivaci. Allora perché le temevo così tanto? Se in quel villaggio si è diffusa la follia è per colpa mia. Avevano ragione a cacciarmi. Ulantico si chiama lui. Quando le ho attaccate hanno fatto bene a... A uccidermi. Ah... Cazzo, ha capito che è stato ucciso. Noi ricordiamo l'antico. Merda. Ma peraltro, qua non c'era tipo una statua di qualcosa? C'ero già stato forse, c'ero già tornato di recente. Quindi la tomba del guerriero serviva la chiave semplice, ma non so se avevo già fatto o meno. Tomba del guerriero l'abbiamo fatta, apparentemente. Abbiamo comprato il pin in mappa, quindi le avevamo tutte segnate, no? Non dovrebbero essercene altre nascoste. Proviamo a fare un salto. Voglio vedere se là sotto avevo già concluso. E niente. P-
Poi in realtà possiamo andare nella terra dei sogni, perché con 1005 forse ci dà qualcosa. Non ne sono certo, però dovrebbe. Possiamo evitare i nemici, tanto di farmare non ce n'è più bisogno. Cazzo, ora le sciotto loro, mamma mia. Pesante sciottare le mantidi. Ah, sapete cosa devo fare? Devo trovare tutti i nemici mancanti e completare le pagine del bestiario. Mi stavo dimenticando questo dettaglio, anche quello va fatto. La panchina è qui sotto, quindi vediamo se avevo già concluso. C'era anche lo shortcut per le idrovie. Questo. Ok, si apriva. E poi qua si saliva. Perché non è in mappa sta zona? Ma io l'ho fatta sta zona. Sono abbastanza certo di averla fatta. Sì, ok, c'era un personaggio che ho liberato, forse era la tizia che poi è andata a polveria. Ok, quindi... tippiamoci. Voilà. E si va alle terre del riposo, direi. Io equipaggio gli amuleti, sì, e ho fatto tutti i grub, sì. I grub, come cazzo si chiamano? Non so se era una domanda, però nel caso ti ho risposto. Bretta, sì, esatto. Abbiamo fatto tutte ste piante, abbiamo fatto tutte le tombe, apparentemente. Vediamo lei cosa ci dice. Proprio come pensavo, più di 1500 essenze, l'aculeo dei sogni è quasi pronto per il risveglio. Continua per la tua strada, Araldo. Non so cosa ti guidi, cosa ti spinga ad andare avanti, ma una volta che avrai raccolto 1800 io sarò qui ad attenderti. Accetta questo dono, che possa darti la forza e aiutarti a trovare le essenze di questo mondo. Ah! Attenzione! Quindi, cioè, adesso ho un quarto di maschera. Io, cioè, dove cazzo li trovo tre quarti mancanti? Ho esplorato quasi tutto. Ok. Comunque, mi sa che è ora di fare un giro dal boss che c'è qui, vicino al poggio ancestrale. Colosseo, possiamo provarlo. Però solo che vorrei lasciare cose anche per domani sera, sennò domani sera che minchia faccio, ragazzi? In realtà dovremmo fare un giro ai giardini della regina, perché voglio rivedere il boss, che non mi ha convinto del tutto, e capire anche
dove andare per la famosa quest. Quindi magari andiamo subito a dare un'occhiata per la quest. Vediamo. La dolente grigia. Hai distrutto di nuovo un'altra cosa rara e preziosa ridotta a stelo appassito. Che ne ha altri? Ma Lemer deve sapere che è un fiore fragile e prezioso. Lei non voleva separarsene, ma per amor di Meled farebbe qualunque cosa. Accetteresti ancora questo compito? Sì. Allora che ti donerà questo nuovo, sacro, unico fiore. Come già detto, esso diviene prezioso quando il proprio, quanto il proprio cuore quando viene portato con sé. La sua tomba si trova al centro del vecchio rifugio della regina, ma lunga è la strada per giungere lì e sei già, e già sai quanto sia pericolosa. Stai attento e sii ancora più prudente. La tomba della sua amata Mantide, nei giardini della regina. Il fiore è molto fragile e va bene. Tra l'altro non parla del teletrasporto lei. Non si parla mai del teletrasporto, però effettivamente viene distrutto. È un po' una scammata questa cosa. Al centro dei giardini della regina. Per me il centro dei giardini della regina è questo. Sembra il centro, ma non è una mantide. Probabilmente che sia la tipa che sta qua. Ma io che cazzo ne so, francamente. La tomba, ma qua non è morta. La tomba... Non so dove sia la tomba. Devo fare backtracking prima o poi capire qual è la tomba. Che già comunque mi sembra una missione abbastanza impossibile. Facciamo una cappatina proprio ai giardini della regina, va. Porca troia, dai. Allora, questa non è una mantide, no? Cioè, non è questa qui. Tra l'altro è vero. Io, cioè, posso usare l'aculeo dei sogni su anche queste cose, ad esempio. Sì, vabbè, poi sono tipo imprendibili, quello è un altro discorso. Vabbè.
Per adesso andiamo altrove. Io non so perché io sia così tanto pazzo, però sono curioso di capire una cosa. Ecco. Per capire quali sono i limiti prima di droppare il pass per la bestemmia in live. Però al di là di quello, il boss, quando l'abbiamo sconfitto, ha lasciato il suo cadavere. Il che mi fa pensare che ci sia un rematch. Io odio tutti. In questo momento. È ancora lì. Invece no. Vabbè. Poco male. Proteggere. Non è una mantide e non è morta, però dama bianca, l'altra si chiama dolente grigia, avranno una connessione. Non lo so, devo ragionarci un po' su. Per farmi magari un giro, magari faccio un giro anche off camera per una volta. Va bene, adesso noi andiamo invece a farci questa boss fight. Che è l'ultima boss fight che mi rimane fattibile al momento tra quelle che conosco. Anche se in giro ci sono altre cose che non tornano. Ho sentito un urlo lacerante provenire dal pozzo. Continuava a risuonare nella mia mente e mi ha stordito. Sembrava il grido di una bestia feroce, in fin di vita, ma in qualche modo era diverso, come un presagio. È successo qualcosa, piccolo viaggiatore? No, non dirmi niente. Se stanno per capitare cose orribili, meglio non sapere nulla. Akala, Empono. Sì. Non ti preoccupare. E la strada migliore qual è? Cioè, la strada migliore era andare alla stazione. Che cazzo sto facendo? Andiamo alla stazione. Beh, non credo. Spero che non ci siano altre zone bloccate. Tiema. Ogni tanto poso lo sguardo sulla chat e vedo un sacco di messaggi cancellati, quindi anche oggi, come al solito, non riuscite a trattenervi da fare spoiler. Sappiate che io non sto leggendo un cazzo, quindi evitate di scriverli, perché non mi interessa sapere le soluzioni dalla chat. Ma va a cagare, vai. No, ma non devi rientrare. Mamma mia. Ho
Ok, non era qui sopra, nella stanza dopo. Teoricamente io posso piazzare qua il... Sì. Giusto. Perché qua tanto ci morirò sicuro. Però il boss è più in alto. Forse devo metterlo qua. Dai, è proprio letteralmente su. Ah, era, dovevo entrare proprio nel sogno. Non ricordavo questo dettaglio. Allora, questa boss fight, ragazzi, io ricordo solamente che era terribile. Tipo stile fratello perduto. Quindi un casino immondo. E c'era una strada sicuramente più breve di questa. Ecco. Il problema sono queste meteoriti che cadono ovunque. Che adesso devo capire il... Che cazzo è successo? Scusami. Ah, mi toglie due. Cioè, sto coso mi toglie due ogni colpo che fa. Vabbè, ma cioè... Che gran cagata. Questa non me la ricordavo neanche. Non sono neanche riuscito a provare a capire se posso rompere le... Le meteore, non so come chiamarle, insomma. Le palle di fuoco. Che sono quelle che mi verranno a me perché non ho pazienza di fare una roba così. Ma come cazzo ho fatto a prendermi? Posso respingerle? In alto? E quindi che serve farlo? Forse posso tirargliele addosso? Sì, comunque... Qui siamo davvero di fronte al nonsense finale, mi sa. Hanno preso un boss che a inizio game è facilissimo. Per renderlo difficile ti toglie il doppio. Cioè, che cazzo. Che scelta di merda di gameplay. Poi vabbè, prevede le mie mosse come gli altri suoi colleghi. Sì, posso lanciargli le meteore addosso. Servirà. Boh. Sono stato colpito off camera qui. Va bene, perfetto. Boh, non lo so. Non ho idea di come farlo questo. Mi sembra davvero esagerato. Sicuramente c'è da cambiare la build. Io qua avevo provato a saltare ma non è servito. Quanto devo saltare per schivarlo? Scusami, cioè.
Allora, bisogna modificare la build per forza. Però non mi conveniva neanche mettere qua il teletrasporto. Cioè, in realtà sì. Cioè, in un modo o nell'altro devo rifarmi il viaggio. Non è che la build è sbagliata, è che... sicuramente posso avere degli strumenti migliori da utilizzare. Intanto ci togliamo la bussola, cioè, tanto per fare un esempio. Allora, colpirlo dalla distanza potrebbe avere una sua utilità. Quindi, l'aculeo lungo può essere sostituito dal marchio. Concentrazione rapida. Non sono riuscito a curarmi ancora. Devo provare a curarmi. Non ho idea del tempismo che serve. Ma potremmo provare il sangue dell'alveare e vedere quanto cura. Il fatto che vorrei mettere anche ombra tagliente per l'evasione dei colpi. Divoratore di anime. Non l'ho attaccato neanche una volta da lontano. Non so perché. Perché non l'ho attaccato, effettivamente? Perché posso rimbalzargli le meteore addosso e quindi quelli potrebbero sostituire un attacco da lontano. Non so quanto dia questo, però. Se mettessi queste e l'ombra tagliente, cos'altro posso buttarci dentro da uno? Non ha neanche più senso mettere il canto larvale. Le spine, tanto per... Potrei mettere i ragnettini per fargli un po' di danno. Mi richiede due in questo caso. Quindi forse sarebbe meglio a culo lungo, ragnettini. Canto della tessitrice. Ombra tagliente per schivare. Questo bisogna vedere quanto mi ricarica, non ho la più pallida idea. A culo lungo... Così lo attacchiamo da un pelo più lontano e abbiamo dei minion che forse danno una mano. Boh, non lo so, eh. Ah, ma che figo! È cambiata la grafica delle maschere. Bellissimo. Boh, proviamo. Tanto... Cioè, questo dobbiamo fare. Non è che abbiamo tanta scelta. Cazzo sto facendo? Il problema è che lui mi toglie due. Quindi sì, cioè, ricarichiamo la vita, ma il casino sarà non farsi colpire, perché se toglie due... Non dimenticare che gli facciamo danno con lo scatto, eh. Ok, ora capiremo quanto ci vuole. Che sfiga. E vabbè, niente. Niente, ho avuto un attimo di sfiga assurda finendo lì sotto, ma ha tolto quattro maschere, ovvero metà vita. E vabbè. Devo capire la velocità con cui mi rigenera le maschere, perché
secondo me un amuleto del genere te lo mettono per il per l'esplorazione. Non credo che nelle boss fight possa essere così tanto determinante. Sarebbe dire poco di... Quanto cazzo devo saltare sti cose? Mamma mia. Neanche a capire se mi rigenero, cioè sta per recuperare adesso, ci vuole, mi sa, tantissimo. Devo assolutamente provare fuori. Ma è velocissimo. Ma non era veloce mai così. Mai nella vita così. Nella boss fight. Che cosa cambia? Forse devo stare in movimento per rigenerarmi. No. Era molto più lento. Cioè, è fottutamente OP così. Non capisco. Adesso devo rifarci caso, ma nella boss fight mi sembrava molto più lento. Che, cioè, altrimenti questo amuleto rende ridicolo qualsiasi amuleto per velocizzare la cura. Una boss fight del genere non riesco a curarmi una volta ogni 10 secondi, cioè, figurati. Forse perché subisco davvero così tanti danni? Adesso sto subendo un sacco di danni. Non è facile non subirne quando hai così tante cose a schermo. Avere senso una tattica del tipo io schivo e basta, lascio che i ragnetti facciano le cose. Sì, uso il dash, ma non ricarica così in fretta il dash da poter essere utilizzato in continuazione. Ci sono troppe cose da schivare per usare sempre il dash, è impossibile basarsi solo su quello. Devo trovare un modo per far sì che il boss non mi attacchi troppo da lontano, così. Poi, figa, c'ha una mazza che, porca puttana, colpisce metà dello schermo con un hit, cioè...
Che bello, non si capisce un cazzo di cosa sta accadendo. È proprio una di quelle boss fight che sarà una merda fino in fondo. Non si capisce niente. Hanno messo pure che quando attacca trema lo schermo. Grazie al cazzo. Noi trema lo schermo, non si capisce niente di cosa accade. Proprio una porcata colossale questa. Poi chissà quanta cazzo di vita c'ha. Che forse il problema è che devi schivare, non capisci niente, ma questo durerà 40 anni, figa. Praticamente devo concentrarmi così tanto sulle schivate che io non lo colpisco, devo lasciar fare i ragnetti, che toglieranno pochissimo ovviamente. Io non ho modo di pensare pure all'attacco. Seconda fase riesce a essere peggiore della prima, eh. Complimenti, cazzo. Cioè, un errore lo pago con un quarto di vita, mi sembra un po' esagerato, no? Sarà molto, 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 molto palloso. Molto palloso. Come si può migliorare questa roba? Allora, questo amuleto mi permette questa build mi permette di concentrarmi sulla schivata. Perché se non ti concentri unicamente sulla schivata, è un casino. Sono riuscito a sferrargli un colpo solo da lontano. Però, se gli avessi più minion ancora. Aspetta, però effettivamente io non l'ho mai attaccato, quindi ha senso tenere la culo lungo, no? Andiamo a mettere ventre ardente, che però consuma le anime. Ma se questo mi consuma le anime e io le anime non le ho, come si fa? Non verrebbero evocate tipo mai.
permette a chi lo indossa di caricare l'aculeo dei sogni più rapidamente e di raccogliere più anime colpendo i nemici. Mi ero perso un passaggio di questo. Non so, vorrei togliere aculeo lungo. Posto di che cosa lo metto? Cioè, cosa ci metto al posto suo? Scattare più frequentemente? Predatore di anime? Recuperiamo qualche animetta da lanciargli? Quello lungo non serve. Scudo dei sogni. Evoca uno scudo che segue chi lo indossa e tenta di proteggerlo. Però non ho, non posso metterlo. Non lo so, tra questi forse metterei il predatore di anime per poter ricaricare un po', però ventre ardente lo volevo mettere. Sarebbe stata una bella combo, ma senza anime è inutile. Non lo so, non lo so. Riproviamo un attimo così per non perdere il momento positivo, che comunque siamo andati praticamente in terza fase, se di fase si può parlare. Quindi magari devo semplicemente tenere così. Mi concentro su imparare meglio i tempi della schivata e basta. All'inizio di merda. Sono fatto killare per rifarlo subito. Se no dovrei mettere il, come si chiama, canto larvale con questo, così se prendo danno mi evoca sti cosetti, però comunque dovrei rinunciare a qualcosa di tipo per forza l'ombra tagliente, però l'ombra tagliente mi è abbastanza utile qua. Sta prendendo ogni volta con quel cazzo di attacco lì, che non so se schivare con lo scatto o col salto, perché il salto devi essere proprio preciso. E niente. Non posso manco saltare se, cioè, se salto mi cade il meteo, la meteora nel frattempo, no, non posso farci niente io. Diciamo, siamo molto prossimi al punto dove ti dico ok, non mi diverte più sta cosa, perché mi sembra fatto proprio solo per farti girare i coglioni. So benissimo che c'è di peggio, quindi
Non credo sia un gioco che platinerò mai. Puoi anche essere perfetto, ma cioè, tipo qua, dovevo prenderlo per forza il colpo, non avevo scelto. Questa cosa è una gran cagata. Devi sempre dare la possibilità a un giocatore di schivare, di cavarsela, non può essere costretto a subire il danno. Mi sto fidando unicamente a niente, cioè non posso fare niente. Faccio danno se lo becco con lo scatto, sennò figa, vabbè. Ovviamente ho perso. Pensato stesse facendo un altro attacco, cioè anche lì, figa, deve essere chiaro se che fa un attacco piuttosto che l'altro. Cioè, non posso reagire a fortuna. Reagisco, salto, scatto. Che cazzo, cioè devo poter capire cosa sta per fare. No, lì proprio ho reagito dicendo che fa questo, invece c'era l'altro e ho perso. Giusto che ho il doppio salto. Raga, ho il doppio salto, ma non l'ho ancora usato. Sapete, non mi ricordavo, giuro. Incredibile. Cioè, vabbè, che dire. Non lo rende facile, per carità, però. Già riesco a schivare meglio, magari. Meglio non vuol dire schivare bene. Sicuramente. Niente. 45 di fila. Gli ha dato anche un colpetto. Cioè, così. A sfregio. Però, dai, questa qua è una cagata immensa, però, cioè... Che io lo schivo e lui fa la retromarcia per colpirmi, cioè, che cazzo vuol dire? Dai. No, ma Eren, qua devi essere bravo tu a schivare, quindi, certo.
l'abilità del giocatore. Guarda, guarda, ho schivato, ma è caduto in testa dal nulla. Cioè, dimmi se è una cosa sensata. Sto prendendo solamente danni praticamente inevitabili o comunque impossibili da prevedere in questo momento. Se no starei facendo un try bellissimo. Sono stato graziato proprio, mi ha baciato in bocca la dea della fortuna. È scesa Nike dal cielo e mi ha slinguazzato qua. Era Nike, no? La dea della fortuna, o sbaglio? Che poi ha dato il nome alle scarpe. Dai però, figa. Ragnetti, fate il vostro, vi prego. Qua sono stanco. Ragnetti! Ragnetti! Dai, cazzo, ragnetti! Niente, ho perso. Niente. Ma... ma come? Stirpe, grazie dei 21 mesi. Non so che scrivere, quindi ciao. Ciao, Stirpe. Seconda fase giù? Ah, sei morto così? Ma non ci credo, manco... manco se esplodi, ci credo, guarda. Ah. Ok, va bene. Ah, l'ho battuto? L'ho battuto? Abbastanza, alla fine... non veloce, però l'abbiamo appreso. Ho trovato la strategia. Abbiamo fatto 4-5 try con la giusta build e l'abbiamo battuto. Ora che l'ho battuto, è una boss fight di merda. Lo ripeto, lo sottoscrivo, lo firmo. Ok. Ecco. Non è che se lo dico perché perdevo, lo dico anche se vinco. La dea Nick mi ha graziato di nuovo. La ringrazio, la salutiamo. La bramavo, la forza di proteggere gli altri. Quando ho visto quel cavaliere addormentato, al sicuro nel suo guscio corazzato, non è stata la pazzia a guidarmi, solo la mia brama. Ma alla fine, se la forza non può salvarti, cosa mai può farlo? Siamo a 1008. Così, subito, pronti via, 1008. Cioè, pronti via mica tanto, però... volevo far notare una cosa di questo amuleto. Questo amuleto è da nerfare, perché concentrazione rapida mi occupa 3 slot e mi fa curare più rapidamente, a patto che io abbia delle anime. Questo qui non mi fa curare più rapidamente, ma mi cura da solo una maschera ogni 10 secondi. Cioè, se io sono in un livello e sono indebolito, mi fermo un minuto, mi scaccolo, bevo l'acqua e sono full. Inoltre, posso comunque curarmi concentrando le anime. Cioè, una roba del genere mi aspetterei che ti dice no, non puoi curarti da solo, come Malus, perché è troppo forte.
Invece posso anche curarmi. Cioè, è un signor amuleto questo. Non so se lo usiamo fisso, perché bisogna capire se con la build normale matcha bene, perché magari quell'incavo in più rompe. Però top. Sì, ma ci sono altri amuleti da 4. Ecco, vedi, tipo adesso mi è esploso in faccia quella. Mi fermo e mi curo. Sperando che non arrivino altri rompipalle. Però, concentrazione profonda, 4 incavi. Le anime verranno concentrate più lentamente, ma l'effetto sarà raddoppiato. Ma non c'è paragone per 4 incavi. Non c'è. Cioè sì, magari ti cura 2 maschere, va bene, però quando mai in una boss fight hai il tempo di fermarti per più tempo ancora? Comunque, terre del riposo, via. Non so, a me è piaciuto come amuleto. Lo pensavo molto più scarso di così. Per l'aculeo dei sogni e per te, Araldo, è giunta l'ora del risveglio. Abbiamo finito. Le essenze che hai raccolto, la speranza che ancora vive in questo antico reame, puro potenziale, lascia che scorra attraverso te fin dentro l'aculeo dei sogni. Solleva la tua arma, Araldo, risvegliati. Aculeo risvegliato dei sogni. Tieni premuto Y per caricare e sferrare un colpo con l'aculeo. È stato potenziato, ora puoi penetrare anche nelle menti più salde. Nessun sogno può celarsi al tuo sguardo ora. Potrai scrutare nei posti più oscuri. Dovrai solo trovare la giusta fessura. Che ne farai di questo potere, Araldo? Di quali ricordi andrai a caccia? Fa come credi. Io ho mantenuto la mia promessa, che il tempo possa spazzar via i crimini della mia tribù, così come ha spazzato via questo intero reame. L'aculeo dei sogni si è completamente risvegliato, eppure tu continui a raccogliere essenze. Ti ho forse trasmesso una specie di ossessione. Continua così allora, io attenderò paziente e seguirò i tuoi progressi. Quando avrai raccolto 2400 essenze, torna da me. Non ho altri doni da darti, ma avrai dimostrato di essere l'araldo che la mia tribù attendeva. Questo regno è pieno di vecchi ricordi, sia splendidi che grotteschi. Cercali, rivelali e raccogli nelle essenze. Beh. E allora, intanto qui l'avevo tolto. Non so perché. Qui c'era un coso e qui soprattutto ce n'è un altro. Questo qua aveva uno scudo che probabilmente ora posso infrangere. Poi bisogna vedere. Non lo so. Così for fun. Che fai? Vai curiosando in una vecchia polverosa mente come la mia. Dentro non c'è nulla di valore, credimi. Ma continua a sondare il mondo intorno a te con il tuo culo dei sogni. Ciò che si nasconde sarà rivelato. Era di qua la stazione?
Era di qua. Sì, gioco la controller. Sono curioso di capire se l'aculeo potenziato può scavare effettivamente nei ricordi più profondi, nel senso che magari anche personaggi con cui abbiamo già interagito ci dicono qualcosa di più. O seppure semplicemente scava in menti più difese e quindi ci sblocca quelli quelle menti che appunto non potevo vedere prima. Aculei e artigli, perché deve essere così? Vabbè, niente di interessante. Va bene, ragazzi. Io direi che comunque abbiamo concluso una serata interessante. Non, mi sembra di non aver fatto tanto, però abbiamo fatto due boss fight. Cioè, due boss fight. Una tomba del guerriero e una boss fight effettiva. E un po' di ricerca. Ci sta, potenziato la culo dei sogni. Domani abbiamo la serata tutta Hollow Knight. Grazie Gigio per i 31 mesi. Faccio le salve per continuare la palestra sul Cobiellemon. Buona giornata del resto. Anche a te. E dicevo, domani abbiamo due papabili boss fight sbloccate e il Colosseo dei Folli, oltre che la fottuta quest del fiore, che non so ancora se voglio fare. Poi non lo so, ci sarà qualcosa che mi manca. Sicuramente mi manca di ritrovare la stronza che mi ha rubato i soldi della banca. E poi sicuramente qua voglio andare a vedere, perché mi aspetto cose. A livello di boss fight potrebbero essere riproposte. Forse solamente lì. Non so se mi viene in mente qualcos'altro. Vabbè, poi nel caso ci pensiamo. Comunque, sì, domani ci dedichiamo a queste cose di completismo e poi vediamo a che punto siamo messi, se vogliamo buttarci qua. Percentuale 95%. Quindi abbiamo fatto due boss fight e la culo abbiamo progredito di 2 punti percentuali. Vedremo. Ragazzi, io vi direi buonanotte per oggi. Ci vediamo domani con una serata bella tosta. E dai, ci siamo quasi. Quindi sono molto curioso di vedere che succederà. Buonanotte, a domani.